Live Club Trezzo per la data dei Teatri SES, che vediamo qui rappresentati da Steve Silvestre e Freddy Delirio. E beh, dunque io partirei subito da Steve e vorrei parlare un attimo, fare un breve excursus sulla sua biografia, specialmente visto che un paio di anni fa è uscito Il Negromante dell'Europa, libro edito da Crack Edizioni che porta la firma anche di Gianni Della Ciocca. E in quel libro si parla prevalentemente dei primi anni dei Death Sess, quindi diciamo più cupi e maledetti, più o meno fino al famoso ultimo concerto con Sanctis Goram alla voce, quello in cui tu hai messo uno striscione fuori dal concerto. Era un mio presente per far capire che non erano finiti come volevano far credere i miei ex. Infatti quel concerto è stato organizzato per promuovere una raccolta non ufficiale che era The Story of 77-84, che è recentemente uscita in via diciamo più ufficiale la cultura. Ma è precisamente perché è un disco che è diventato punto negli anni, quando si è questo punto ho cercato insomma di prendere in mano la situazione, di che è andata la mia band, quindi dovete un po' divertirlo e sistemare gli anni in audio, che è il disco nella maniera più decente possibile, pur trattando si sente che questo è molto amatoriale, su Sanctis Goram, che mi sono sempre chiesto diciamo. Sanctis Goram è stato voce dei Death SS, diciamo non ufficiale, che è di Paul Chain fino a quel concerto dell'84 e scomparso nel 2004. Io mi sono sempre chiesto come lo vedevi allora e come invece magari dopo tanti anni che sono passati a mente fredda un po' lo vedi adesso. Non l'ho mai conosciuto, non mi ha fregato un cazzo né allora né. Quindi le tracce originariamente cantate e composte da lui in quel periodo che fanno parte della raccolta sono aggiunte catena per considerare. No. Vabbè, chiuso il discorso sul passato, il libro bello comprato. Parliamo della storia recente, diciamo, di Death SS, più volte tornati dalla tomba, diciamo, risuscitati sotto forme nuove, passate dall'Indie, all'industrial, all'elettronica. La storia musicale di Death SS in questo trova qualcosa, secondo me, di unico, perché in 30 anni avete prodotto lavori completamente diversi gli uni dagli altri, ma tutti portano indiscutibilmente il marchio della band, diciamo, cioè un'atmosfera che è sempre costante negli anni, nonostante la sonorità sia completamente stata stravolta. Ma io non sono d'accordo. Secondo me Death SS hanno sempre suonato fin dall'inizio, loro musica ha suonato rock su tutte le sue caratteristiche, tutte le sue popolarità. Dare delle etichette, quindi un dark, metal, classic, industrial o cose ancora, sono appunto soltanto etichette che magari ti devono fare la recensione. Noi abbiamo sempre considerato la musica come una parte integrante del nostro essere evoluto di volta in volta, secondo quelle che tutti avessero la direzione che secondo noi artisticamente avrebbe richiesto un determinato disco. Non è che siamo stati mai a pensare a questo disco di metal puro, metal industriale o metal, cioè questo è un'etichetta che sono di moda. Per cui dal mio punto di vista in realtà i dischi non sono così diversi l'uno dall'altro, sono dei diversi aspetti della stessa tendenza andare. Sono una persona che cresce e quindi con gli anni cambia aspetto e si evolve, così la nostra musica non c'entra di rimanere fossilizzato a una cosa che è stata già fatta, ripetuta in passato, però non vedo questi grossi cambiamenti, almeno da parte nostra, noi l'abbiamo vissuto in maniera molto naturale. Credo siano stati sempre al passo coi tempi attuali nel momento in cui ogni disco è uscito rispetto a se poi stesso. Io eviterei di chiamare la musica del DSS in DAS secondo me è un'altra cosa, tutti chi lo avete visto nel film di Battle, eccetera, non ha niente che vedere con quello che suoniamo. Noi facciamo musica metal e tutte le sue varie. Sì,
parlare della sonorità, diciamo, ma perché, cioè, alla fine molte band, anche ventennali, trentennali, hanno sempre mantenuto, diciamo, hanno trovato una formula di funzione e hanno sempre seguito quella, come non è il nostro caso, esatto, quindi vengono in mente i Manowar, ma un esempio a caso, perché hanno sempre usato praticamente cliché, il solito cliché che è sempre stato quello. Noi abbiamo voluto principalmente sempre soddisfare noi stessi, come essere contenti noi di quello che facciamo, non fare dei dischi marchetti per fare un contenuto di fatto, che sa che magari se lo fanno in determinato modo possono piacere, magari venire qualche po' in più, non è mai stata l'idea di posizione di noi. Io faccio quello che mi sento di fare, che non ci può piacere, che fa piacere, se poi alcune persone storcono il naso e preferiscono quello che facevo prima, fare loro. Personalmente, almeno arrivati alla fine dei sette sigilli, diciamo, fino a questo che è l'ottavo disco, e parliamo un po' per l'appunto magari di Resurrection, che sempre al mio modesto ripercorre, diciamo, la sonorità dei Death Sess, non raccoglie direttamente il testimone dall'ultimo, che sarebbe il Seven Seal, punta piuttosto, diciamo, a chiudere, secondo me, capito, l'argomento sigilli, ma ciononostante l'ho visto, diciamo, come una specie di riassunto, passato in termine, negli ultimi vent'anni, dal pestato, diciamo, di The Darkest Night, che sempre mi ricorda un po' i Demons, oppure un pezzo come Ether, che mi ricorda l'aggressività di What to Will, e diciamo via di questo passo, e l'atmosfera lirica di Dionysus, tra l'altro, che io vedrei molto bene in Pain, anche l'alternanza di pezzi esoterici e dedicati al cinema horror è indicativa, secondo me, in questo senso, ed è, io trovo che sia in grado di fondere le due anime della band, in cui due fungi di esempi del passato potrebbero essere il Death of Steve Sylvester e Black Mass, cioè la parte, diciamo, più horrorifica, più legata all'immaginario dell'orrore, e quella più esoterica legata al... in effetti questo è stato proprio il nostro intento, abbiamo voluto cercare di fare questa cosa nella composizione di questo regio, dividendo le tracce, canzoni che sono più prettamente cinematografiche, in confronto anche di documenti, perché non sono film, telefilm, e altri invece che riprendere poi cose così tecniche come What the Will, dedicato un pochino alle opere di Rafael. Abbiamo un intento voluto, ma è molto no, in effetti l'intreccio, diciamo, delle tracce, l'alternanza del, diciamo, il pezzo dedicato all'horror e il pezzo dedicato all'esoterismo, diciamo che andando più un po' in profondità, le tematiche dei primi credo che vadano più alla ricerca di una rinascita, diciamo, di una libertà fisica e spirituale, di un ritrovamento della forza dopo un periodo buio, perlomeno di autoabbandono, mentre le seconde sono state scritte per film e serie TV o comunque nell'ambito delle tue collaborazioni cinematografiche, penso a Inters, bravo, Interstellar Live, per esempio, no? Sì, la quale non ti spendo la sua passione per il film, ma niente, questo è quanto, devo dire però che avendo sentito l'originale dei pezzi e poi avendoli risentiti nell'album, devo dire che il lavoro di riarrangiamento è stato fatto molto bene dal punto di vista dell'omogeneità del generale, perché comunque sono pezzi composti quanto? Nell'arco di circa 5 anni, anche se poi la produzione finale che abbiamo fatto io e Freddy con il studio è stata fatta per un ultimo periodo, quindi ha dato omogeneità al lavoro di base, prendendo anche pezzi composti precedenti, un taglio dinamico che l'unica che forse fa un po' eccezione nell'album è Bad Luck, che voi avete dedicato a quelli che pensano che voi non a caso fatto già messo come ultimo tempo, siamo un po' più lì con diverso snorkel, una cosa che abbiamo fatto per togliere senza sonima
scaletta che avete ottenuto in quel concerto. E mi pare che stiate cercando, almeno quello che ho colto io da quella scaletta, è che state cercando di dare spazio tanto alla promozione del nuovo album quanto al riproporre alcuni pezzi storici della band, mentre invece altri tendono, diciamo, quando hanno l'album nuovo, bilanciamento giusto, nel senso dando spazio anche a disco nuovo, che in questo caso non dal giro sarà preso, e poi una specie di testo che non è passata, tante canzoni, tanti album alle spalle, e chiaro che non fa la selezione di quelli che c'è. Il Santo Sant'Omo semplicemente si è trattato di
Io devo dire che è un album che mi è piaciuto particolarmente. Ma non sono molto orgogliosi, è stata una bella esperienza, sia in fase compositiva che in fase di produzione. Ci ha veramente dato una soddisfazione personale. Ha avuto problemi di distribuzione? Diciamo, può darsi che un domani torneremo anche su questo aspetto, anche a livello anche dei testi e di completamente diverso, completamente diverso che è successo. Giunti a questo punto direi che abbiamo parlato un po' di tutto quello che si poteva parlare. Una domanda forse un po' banale, ma sempre attuale, direi che riguarda vi ha accolto dopo tutti questi anni, quanto è cambiata la scena metal?